del mattino, gelsomino della notte, luna d'oro del mio cielo, madre santa di Gesù. Il gruppetto è soave, Gesù si avvicina con gli altri, ma prima i due superbietti di poc'anzi, che erano rimasti lì curiosi, chiedono: «Ma non è tuo padre?» «È padre e madre per me», dice sicuro Iebè. «Sì, caro, hai detto bene, padre e madre. E cari miei signorini, vi assicuro che non andrà mal vestito alla cerimonia. Avrà anche un vestito da re, rosso come il fuoco e con una cintura verde come l'erba e talet bianco come neve, il mantello. Per quanto l'accozzo non sia armonioso», scrive Valtorta, «pure stupisce i due vanitosi e li mette in fuga». «Che fai, Simone? Sei nel bagnato?» chiede Gesù con un sorriso, perché si era messo nel bagnato a Pietro per salvare Iabè e per rintuzzare quei due. È bellissima, una storiella molto bella. «Bagnato? Ah sì, me ne accorgo ora. Che faccio? Mi rifaccio agnello con l'innocenza del cuore. Ah, maestro, maestro, bene, andiamo. Ma mi devi lasciar fare con questo piccolo, poi lo cederò, ma finché non è un vero israelita, è mia». Non ce la fa, povero Pietro. È una dimensione umana. E Gesù lo concede. Lo concede perché c'è niente da fare, anche perché non è niente di importante. E poi continua: «Ma sì, e tu ne sarai sempre il tutore, come un vecchio padre, va bene?» E qui è Gesù che cede, perché è vero che Pietro si commuove, ma Gesù è bravo a commuoversi di fronte al bene. Dobbiamo, è una dimensione anche umana, non dobbiamo buttarla via da noi. Fa parte del nostro essere. «E allora lo porto io, pesa di più la mia rete, non può camminare con queste due suole rotte, vieni». E caricandosi del suo figlioccio, Pietro riprende sulle spalle, felice, la sua via, ormai sempre più ombrosa, fra boschi di frutte varie, in un ascendere dolce di colli, dai quali la vista spazia sull'ubertosa pianura di Esdredelon. Ora, notate, questa qui non ci abbiamo cartina, ma se andiamo a vedere su ormai Google Map, che vede l'ambiente del cielo, vedremo questa realtà, cioè la pianura di Esdredelon, no, come la chiama, scusate, non è Enganin, la chiama Esdredelon. Ecco il nome giusto, Esdredelon. E noi vedremo quanto è ricca anche oggi dal punto di vista delle coltivazioni. Anzi, poi con il ritorno degli ebrei in quella zona l'hanno fatta letteralmente rifiorire tutte queste zone oggi. Ma continua, i dettagli sono importanti, come al solito. Poi sono già nei pressi di Enganin, che deve essere una bella cittadina, ben munita di acqua portata dai colli, con un aereo acquedotto, probabilmente opera romana. Chissà se c'è ancora. Questo lo facevano i romani dappertutto. Quando si pensa alla civiltà romana, bisogna pensare che ovunque Roma è andata, faceva queste cose. Quando li fa rifugiare sul bordo della via, il rumore di un drappello militare che sopraggiunge. I zoccoli dei cavalli suonano sulla via che qui, nei pressi della città, mostra una larva di pavimentazione affiorante dalla polvere accumulata insieme a detriti sulla via, vergine di ogni scopa. Benissimo, questa via cioè c'è questa strada tipicamente romana con un rimasuglio di lastricato, e allora si sente il rumore degli zoccoli e dei carri, zoccoli di cavallo e dei carri. Come vedete, non c'è niente di particolarmente importante, c'è la vita. Questo capitolo è buono per questo.
Poi arriva: «Salve maestro, sei qui?» grida Publio Quintiliano, smontando, è quello che del cavallo particolare, smontando da cavallo e avvicinandosi a Gesù con un aperto sorriso, tenendo per la briglia il cavallo. I suoi soldati si mettono al passo per secondare il superiore. «Vado a Gerusalemme per la Pasqua?» «Io pure!» Si rinforza la guardia per le feste, perché Ponzio Pilato viene per esse in città e vi è Claudia, la moglie. Noi siamo a staffetta di lei. Sono vie così insicure. Le aquile fuggono gli sciacalli, ride il soldato e guarda Gesù. Continua più piano. Doppia guardia quest'anno per proteggere le spalle del sozzo Antipa. Vi è molto malcontento per l'arresto del profeta, malcontento in Israele e malcontento per riflesso fra noi, ma abbiamo già pensato a far giungere una benigna suonata di flauti al sommo sacerdote e compari, e a bassa voce termina: va sicuro. Tutti gli unghioni sono rientrati nelle zampe. Ah, hanno paura di noi. Basta che ci si schiarisca la voce che lo prendono per un ruggito. Parlerai a Gerusalemme? Vieni presso il pretorio. Claudia parla di te come di un grande filosofo. È bene per te perché il proconsole è Claudia. Ora, in queste 10 righe ci vengono dati tutta una serie di dati, cioè l'importanza di Claudia nei confronti di Pilato, il fatto che c'è Antipa, Erode Antipa, il fatto che c'è Giovanni Battista che è in prigione, come ci sia malcontento da tutte le parti, e qui ci dà un altro elemento che di solito sembra banale. Sono malcontenti anche i soldati, perché erano quelli della prima linea, ci rimettevano loro poi le sassate e quant'altro, le pugnalate le rischiavano loro, quindi dovevano fare i duri, molto semplicemente. Quindi più pace c'era meglio andava per loro, ma se c'era il problema un po' la gente in agitazione, è un problema per tutti. Allora eccoli qui, questo modo molto soldatesco e insieme popolare di Publio Quintiliano, che così cerca di farsi capire da Gesù. E quindi anche questo ci dice un ambiente, quello che non poteva essere scritto nei Vangeli, che però si può dedurre, e noi qui l'abbiamo chiaro, semplicemente. Si guarda intorno e vede Pietro carico, rosso, sudato. Quel bambino? Un orfano che ho preso con me. Ma quel tuo uomo fatica troppo. Fanciullo, hai paura a venire per qualche metro a cavallo? Ti metterò sotto la clamide. La clamide, vi ricordo, era il mantello dei soldati romani. Gesù, quando viene flagellato, dopo viene portato davanti al popolo e gli buttano addosso, lì nelle segrete lì di Ponzio Pilato, una clamide sporca, stracciata, che era lì, e gliela buttano addosso. Ecco, la clamide, ma quella era il velo, questo mantello rosso porpora che avevano. Il bambino non fa resistenza, deve essere dolce come un agnello. E Publio lo issa con sé in sella, e nel dare ordine ai soldati di andare ad agio vede anche l'uomo di Endo, lo fissa e dice: è Giovanni di Endo, quello che ha trovato lì vicino all'antro della strega, quello che era diventato un nichilista, ma che Gesù lo fa diventare un suo seguace, adesso è con lui. Tu qui? Risposta: io. Ho cessato di vendere le uova ai romani, ma i polli ci sono ancora. Ora sono col maestro. Bellissimo questa rappresentazione.
tutto quello che dice di sé, ormai ha imparato l'umiltà. Io vendevo uova e ci sono i polli, ci sono ancora lassù, ma io sono qui col maestro, è la mia scelta. Buon per te, ne avrai più conforto. Evidentemente sono arrivati, eh? Addio, salve maestro, ti aspetto a quel ciuffo d'alberi e sprona. Lo conosci? E ti conosce? Chiedono in molti a Giovanni di Endo. Sì, come fornitore di polli. Prima non mi conosceva, ma una volta fui chiamato al comando di Anaim per fissare le quote e c'era lui. Da allora, quando andavo a comprare libri o utensili a Cesarea, mi ha sempre salutato. Mi chiama Ciclope o Diogene, non è cattivo, e per quanto io abbia odio ai romani, pure non l'ho offeso, perché mi poteva essere utile. E notate come quanto pagano ancora Giovanni di Endo, giudica ancora delle cose così, come cattivo, offendere, la rabbia, il rancore, non l'ha ancora capito. Hai sentito, maestro? Ha fatto bene il mio discorso al centurione di Cafarno. Ora vado più quieto, dice Pietro. E qui ricorda un passo precedente. Raggiungono il folto di alberi alla cui ombra si è appiedata la pattuglia. Ecco che rendo il fanciullo. Hai ordini, maestro? Bellissimo questo Publio. No, Publio, Dio ti si mostri. E questa è la chiave di questo brano. Il saluto di Gesù. Dio ti si mostri. Vi ricordate Mosè? Mostrami, Signore, il tuo volto. E mi sembra il Salmo 24, il 108. È sempre la richiesta di vedere il volto di Dio. E Gesù fa questo augurio che insieme preghiera. Dio ti si mostri. Bello. Direi che è molto bello, perché tutti abbiamo bisogno di questo. Sapete, oggi come oggi non possiamo resistere al mondo così com'è se non vediamo in qualche modo Dio presente nella storia, nei nostri luoghi, nella nostra vita, nelle vite delle persone che stanno accanto a noi. Non possiamo, abbiamo bisogno di questo. E quindi questo saluto lo potremo imparare anche noi, perché è molto cristiano. Dio ti si mostri. Certo, possa tu vedere il volto di Dio, ma già ora, non nell'aldilà, già ora. Salve, dice lui, e rimonta e sprona, seguito dai suoi con grande sferagliar di zoccoli e corazze. È un modo di dire, certamente. Entrano in città e Pietro col suo piccolo amico, che è Iabè, va a comprare i sandaletti. Quell'uomo muore dalla voglia di un figlio, dice lo zelota, e termina. Ha ragione. E finisce Gesù. Ve ne darò a migliaia. Ora andiamo a cercare asilo per proseguire domani alla prima aurora. Ecco, è la promessa di Gesù. Ve ne darò a migliaia. Questi qui che temevano la solitudine, ve ne darò a migliaia. Ecco, allora a questo punto si potrebbe dire: come posso fermarmi e pregare su questo? Perché questo ci è dato, perché noi contempiamo. E perché contempiamo? Perché preghiamo. Cioè, perché noi abbiamo a pregare. E qui ognuno può scegliere la propria parte, di essere portati in spalla, di vedere il volto di Dio, come dice qui, oppure così essere, imparare l'umiltà, lontani dalla superbia di quei due ragazzini che l'avevano imparata evidentemente anche nel loro ambiente, eccetera. E insieme andare verso Gerusalemme. Mi fermo qui. Adesso sta a voi. Se avete voglia e volete aggiungere o chiedere, insomma, qui non c'è problema. A me, don Ernesto, ha colpito quando lei ha letto di Elia,
all'inizio. Elia è quello che praticamente si è con Mosè manifestato dopo. Ma io non sapevo di questa cosa qua. Vabbè, bisogna andare a leggere. No, è lui. Ma bisogna tornare a quei tempi, erano tempi piuttosto duri, Bisogna andare a leggere il secondo re. E lì c'è la storia di Elia. Ed è l'episodio è grandioso, perché lì c'era più nessuno che andava dietro Elia, e a un certo punto Elia prende tutti i seguaci di Baal e dice, tutti i sacerdoti, dice, vabbè, allora sentite, vediamo un attimo, costruiamo due altari. Voi adorate il vostro Dio e il mio. Il Dio che risponde è quello vero. Quindi era molto semplice. Dice, chi comincia? Beh, siete voi in di più, cominciate voi. Anche questo qui è una tecnica, ovviamente. Questi qui cominciano alla mattina a invocare Baal e continuano con tutto il giorno, poi fino all'ora dello sacrificio. Arrivano proprio, entrano, l'importante questo che è la Sacra Scrittura, perché lì entrano in una, come si dice, sembrano proprio preda di tarantoli, cioè voglio dire, si agitano, si tagliuzzano, fanno di tutto, solo che non succede niente. Elia li prende anche in giro, dice, secondo me si è addormentato e andate in giro, per questo non vi risponde. E alla fine questi dice, vabbè, non ha risposto. Dice, beh, adesso provo io. E Elia prende un po' di sassi, costruisce il monte, sì, una specie di altare, poi ci mette dei gesti, fa una canalina attorno, ci mette delle sementi, poi ci butta un po' d'acqua e poi si mostra e poi prega. Oh Signore, adesso mostra che ci sei. Non ha ancora neanche cominciato a pregare che viene giù una scarica, un fulmine, brucia tutto. Cioè, a questo punto è chiaro, il Dio ha risposto. Quindi li ammazza tutti, li sgozza tutti, senza tanti problemi. E quelli erano i tempi, anche perché lì non c'era mica tanto da scherzare. Solo che la regina, che aveva in carico tutti e 450 i profeti di Baal, i sacerdoti di Baal, gliel'augura, dice, se ti becco ti ammazzo. E questo qui, via, e scappa ma deluso, ecco, vedi, non mi segue nessuno, ho vinto, ma che, niente da fare, guarda. E allora così, deluso, distrutto, e si siede vicino a un fiume, dice, basta. Voglio morire, perché così proprio depresso fino all'estremo. Perché si mette lì e si addormenta. A un certo punto un angelo lo sveglia, bevi e mangia, che il cammino è lungo. E questo qui allora beve e mangia e arriva, cammina, questi sono i segni dell'Eucaristia, il battesimo dell'Eucaristia, cammina, arriva fino al Monte di Dio. E lì va in una grotta e lì passa prima un fuoco divorante, una tempesta, eccetera, poi un vento leggero. Si mette un velo in faccia e esce. Perché sei qui, Elia? E lì comincia il discorso fra Elia e il buon Dio. Questo qui è il racconto. Gesù ha tagliato, non è più il tempo di sgozzare se siamo qui sarebbe un lago di fango, sì, di sangue, siamo ancora terribili. Per cui, no, invece quello che bisogna fare è testimoniare, annunciare come Elia, senza paura. Claudia, la moglie di bellissimo Claudio, anche lì. È menzionata anche. Sì, certo. Chierico, no? Sì, sì. Anzi, consiglia il marito di ravvedersi. Sì, ho sognato. Perché i sogni profetici mi sembrano, no? Sì, ma perché Dio parla a chi vuole lui. Lei spingeva. Lei voleva salvare Gesù, ma il problema è che nessuno poteva salvare Gesù. Perché era Gesù che non voleva essere salvato. Perché noi, purtroppo siamo noi che non abbiamo ancora capito la logica della salvezza. Ci arriveremo, ma la logica della salvezza era l'esigenza, cioè le profezie dovevano realizzarsi, per cui lui doveva morire come morto. E lui ha scelto di morire così e ha guidato la propria morte anche. Qualcuno ha parlato addirittura di suicidio voluto da parte di Gesù, ma in realtà non è un suicidio. È perché quelli proprio le avevano giurate e l'hanno ammazzato. Però è lui che ha guidato tutto, perché quello era indispensabile per la salvezza. Anche qui, vedete, ci sono tante teorie a volte in teologia, ma si dimenticano l'ovvietà.
È Gesù che ha avuto questo. Quindi perché Gesù si è fatto uomo? Per morire in croce, punto. No, ma poteva, no, questo è il punto. Il resto sono fantasie. Raccontalo come vuoi, ma fantasia tua, a volte anche fantasia da spendere poco, voglio dire. Questa è la rivelazione. E questa è la rivelazione, certo. Cioè lui fece il lavoro, ha fatto il lavoro. E certo, è del padre, infatti. Perché tutto il problema, io personalmente parlo molto di umiltà, sì, però alla fin fine l'umiltà non è altro che fare la volontà del padre come c'è nel Padre nostro. Basta, tutto lì. Padre nostro, che è la perfezione delle preghiere in cui non c'è la parola amore. E nel Getsemani c'è l'umanità di Gesù. Anche nel Getsemani però, perché anche qui c'è l'umanità di Gesù. Questa commozione con cui guarda Pietro che gioca col bambino, il suo amore, quel desiderio di essere padre e che invece purtroppo non lo è, lo vorrebbe, l'avrà, ma è un'altra la paternità che deve avere. Infatti in Valtorta è grande questo binomio. La divinità, ma la grande umanità. Esatto. Dei tre anni della vita di Gesù. Sì, io credo che non abbiamo neppure noi capito, quando diciamo umanità, cosa stiamo dicendo, umanità di Gesù, cosa vuol dire, ma anche con la Maria Valtorta. Cioè l'umanizzazione di Gesù che vediamo in Maria Valtorta, non è un problema di più, di meno, più alto, più, è diversa. Cioè la radicale umanità di Gesù è diversa da quella che noi siamo soliti indicare come incarnazione, è qualcosa di più diverso, insomma. Ma perché noi conosciamo la nostra umanità, quindi magari riferiamo l'umanità di Gesù confrontandola con la nostra. Sì, probabilmente sì, ma c'è una... è che noi, siccome abbiamo la verità di fede, Gesù vero Dio e vero uomo, e a volte noi non riusciamo perfettamente a vedere l'insieme e ci sfugge e ci piace sempre andare verso il Gesù vero Dio, quindi l'Onnipotente, eccetera. In realtà Gesù invece vuole essere vero uomo. È anche qui che va avanti e Pietro gli tira indietro. E anche quando lo preghiamo, cioè, anche quando noi si prega a Gesù, dobbiamo pensare a Gesù. Tutti e due, vero Dio e vero uomo. E ben lì, e lì è un problema, certo è un problema. Ma Gesù non ha fatto... la nostra fede non è qualcosa di banale, qualcosa di importante. Di importante perché ci mette in categorie di pensiero che non sono più umane. Cioè noi continuiamo a pensare in maniera anche umanamente, anche in maniera di commerciale, mettiamola così. In realtà non va bene, mi spiace, non so esprimervelo molto semplicemente, ma è qualcosa di molto di più. Perfino la nostra umanità, così l'umanità di Dio in Gesù. Noi dobbiamo stare attenti a non ridurre, cioè di fronte a Gesù l'operazione più sciocca che possiamo fare è ridurlo, ridurre l'umanità, ridurre la divinità, limitarla. No, nell'umanità bisogna sapere vedere la divinità e nella divinità vedere però che è dietro l'umanità, almeno sulla terra. Noi siamo aiutati, noi cristiani cattolici, però dal battesimo, dalla grazia. Certo. Sì, però anche noi sapete, poi dipende, voi siete benedetti da Dio che siete qui e ne parliamo, ma pensate a quelli che non gliene importa nulla, ma non di me, ma neanche del Vangelo, che tutto il problema è fai veloce, e ho capito. Io faccio veloce, ma alla fin fine dobbiamo raccontarci. Maria Valtorta serve per quello, per richiamare un po' tutti all'ordine. Sì, certo. Va bene. Da due visioni. Sì. Che
Do due avvisi che la messa di febbraio è il 12 di febbraio, e poi Don Ernesto il 23 di questo mese di gennaio tiene una conferenza, so che non è vicino ma lo dico lo stesso, a Pontida, è già la seconda volta che va, è stato ancora invitato, e quindi spero che venga anche Gabriele per riprendere la conferenza. Grazie. Sì, tra l'altro adesso vi ricordo c'è la rivista, la presenza di Maria, è uscita adesso, era il 15 di dicembre. Purtroppo io non ce l'ho fra le mani, quindi non so dirvi nulla, ma è importante anche quella. Ma adesso continuiamo perché stiamo preparando la nuova, è bimestrale, quindi si continua. Se vedete un attimo, se la riuscite a far arrivare dal vostro giornalaio, magari la lasciate lì qualche giorno, che la tenga fuori, che così ne fa pubblicità. È un'idea anche quella. Poi vedremo di mettere insieme i vari articoli. Diciamo una preghiera insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Madre Santa.